Salve a tutti, mi chiamo Marco Tinchelli e sono il responsabile dei programmi di Terdesom Italia e Libano. Oggi ci troviamo a Barja, comune dove operiamo da qualche anno e che si trova in Monte Libano a metà strada tra Beirut e Sidone. Qui, grazie alle ottime relazioni instaurate nel tempo con le autorità locali, abbiamo allestito un centro per l'infanzia accessibile sia alla comunità libanese che a quella rifugiata, dove vengono forniti servizi educativi e di supporto psicosociale gratuiti. A partire dal 2016, WISP e Terdesom collaborano per la realizzazione congiunta di attività a supporto dei bambini siriani rifugiati in Libano. Gli interventi realizzati finora con WISP includono la riabilitazione di strutture sportive e programmi di formazione sullo sport inclusivo, finalizzati a far emergere e superare i traumi legati alla guerra, aiutando quindi i bambini a ricostruire una visione positiva del futuro tramite il gioco, la creatività e il movimento. Le attività sono inoltre volte a favorire gli scambi e le interazioni dei bambini siriani con i loro coetanei libanesi. La nostra collaborazione con WISP si colloca all'interno del più ampio ambito rappresentato dai programmi educativi e di protezione dell'infanzia realizzati da Terdesom in tutto il paese. E anche quest'anno lavoreremo fianco a fianco, nello specifico nella creazione e riqualificazione di un parco giochi nella municipalità di Barja. Questo spazio, sicuro e a misura di bambino, verrà allestito all'interno di una delle poche aree pubbliche e di aggregazione a disposizione degli abitanti locali e della popolazione rifugiata. L'area identificata, pari a circa 250 metri quadrati, vedrà la realizzazione di strutture che verranno definite tramite un approccio partecipativo, anche sulla base dei bisogni e dei desideri delle famiglie e dei bambini che vi avranno accesso. Il parco giochi sarà costruito garantendo l'accessibilità intesa non solo da un punto di vista fisico, ma anche e soprattutto esperienziale. Per questo motivo, particolare attenzione sarà data all'allestimento di uno spazio in grado di favorire lo sviluppo delle diverse abilità dei bambini e delle bambine di diverse fasce di età con e senza disabilità. I materiali utilizzati verranno inoltre reperiti in loco e scelti in modo da limitare, se non eliminare, l'impatto ambientale. E anche la manodopera locale verrà impiegata e selezionata tra i membri della comunità. Inoltre, la collaborazione con il comune di Barja garantirà all'intervento un alto grado di sostenibilità, in quanto la gestione di questo spazio sarà successivamente presa in carico dalle istituzioni locali. Tutto questo sarà possibile anche grazie al generoso contributo di tutti coloro i quali parteciperanno alla raccolta fondi organizzata da WISP nell'ambito di Jokagene 2019. Per cui grazie di cuore a chi sosterrà questa iniziativa.